essere santo benvenuti a questa rubrica sui santi che anche noi siamo chiamati ad essere santi c'è un aspetto chiave della santità i santi non additano a se stessi ma a dio non mettono in mostro il loro volto ma quello di Gesù. E proprio questo loro perdersi in Gesù, il segreto della loro santità, diventando una cosa sola con Lui, la luce di Gesù, rifulge sul loro volto, illumina e anche chiama gli altri. È proprio il caso per il nostro beato Carlo Acutis qui ad Assisi. Questo ragazzo così normale, nato a Londra nel 1991, passato tanto tempo qui ad Assisi, dove lui diceva "Qui sento il più felice di tutto. È morto solo 15 anni dopo a Milano da una luce mia fulminante. Una vita così breve ma piena di luce, piena di normalità ma anche santità. Questo ragazzo, proprio del nostro tempo, pieno di vita e di sogni, perché i santi sognano, hanno i sogni, una visione che li portano ad andare avanti, era sopra, soprattutto pieno di Gesù. Lui ha toccato e continua a toccare il mondo. Impressionante, no? In questi giorni ho ricevuto da Australia proprio un messaggio che stanno nominando una nuova scuola superiore dopo Carlo Acutis, anche in Inghilterra, tre parrocchie che hanno nominato la parrocchia Beato Carlo Acutis. Impressionante, no? Questo giovanissimo ragazzo, 15 anni, che ha questo influsso in tutto il mondo. Forse perché stiamo vivendo un momento triste, la pandemia. E con la luce dalla suo, dal suo volto ci dà speranza, ci dà gioia. Ma forse anche perché sua giovane età ci mostra che a qualsiasi età possiamo diventare santi con la grazia che viene da Dio. Carissimi, stiamo in Quaresima e Quaresima, la Quari, Quaresima è un tempo forte. La Chiesa ci dà questi tempi forti nel calendario liturgico come avvento, come la Quaresima, proprio per richiamarci alla strada giusta, alla strada buona. E così abbiamo 40 giorni, no, 40 giorni, per la nostra conversione verso la santità. È bello perché la parola conversione in lingua greca, metanoia, è legata alla parola via o strada e come stiamo andando in una certa direzione ci fermiamo sulla strada per chiederci dove ci porta questa strada questa via e se vediamo che non è una strada buona per noi cambiamo direzione per proseguire un'altra strada. E proprio così il beato Carlo Acutis ci offre una roadmap della santità. Non siamo tutti chiamati alle scelte carismatiche. Di San Francesco di Assisi. Non siamo tutti chiamati alle grandi penitenze di San Padre Pio. Ma c'è qualcosa in questo giovane che veramente attrae molto. Possiamo tutti seguire la sua strada, la sua via così semplice alla santità. E così la via proposta dal beato Carlo Acutis è un invito rivolto a tutti noi a non sciupare questo tempo forte di Quaresima, ma con la grazia di Dio di seguire questa via che ci porta alla Pasqua la gioia della risurrezione. Ma ci abbiamo bisogno di tre cose prima per la santità. In questa rubrica stiamo vedendo tantissimi santi e vediamo in tutti questi santi tre cose importantissime. La prima cosa è il desiderio. Abbiamo bisogno di un desiderio di essere santi. No, io mi ricordo bene nella mia vita, ho lavorato nella borsa di Londra, ho fatto tanto nella mia vita, tanti viaggi, tante cose meravigliose, perché c'era in me un desiderio di fare questo. Ma c'è in me il desiderio? di essere un santo, lo vedo proprio in Carlo Acutis, lui che diceva possiamo tutti diventare santi, è possibile per tutti noi. Il desiderio, la prima cosa. C'è una seconda cosa molto importante per essere santo, è la costanza la perseveranza. Questo anche è importantissimo, no? E proprio Quaresima ci invita a questa perseveranza, a questa costanza. Così scegliamo all'inizio di Quaresima una certa penitenza per la nostra vita, con il desiderio di seguire questo, questa scelta. Non vuol dire che falliamo, certamente possiamo fallire, ma di nuovo ci alziamo per riprendere la strada giusta. Allora, la prima cosa, il desiderio, la seconda cosa, la costanza, la perseveranza, e dopo c'è la terza cosa, per essere un santo. C'è bisogno, no? Proprio degli esempi, c'è bisogno di questa roadmap, di questa strada, dove i santi già sono passati, anche noi siamo invitati a metterci su questa strada per diventare santi noi stessi. Il beato Carlo Acutis ci propone cinque passi questa Quaresima. Quali sono questi cinque passi che lui ha vissuto durante la sua vita? È impressionante per me, vedendo, guardando, leggendo, seguendo la sua vita. Era una vita così semplice, ma c'erano dentro cinque appuntamenti che lui non mancava mai, non mancava mai. E questi cinque passi proprio formano questa strada verso la santità. Andiamo punto per punto. Il primo passo, questa Quaresima per noi, che ci porterà alla santità, è proprio l'Eucaristia. Come diceva Carlo Acutis, no? Leggiamo proprio qui, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Carlo si sforzava di partecipare alla Santa Messa ogni giorno. Ci dice, cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione. E con questa fiducia ha dichiarato, si va diritti in paradiso se ci si accosta tutti i giorni all'Eucaristia. Il motivo era semplice per Carlo. Il fondamento della santità è un rapporto personale e intimo con Gesù. Cito Carlo. Più Eucharistia riceveremo, più diventeremo simili a Gesù e già su questa terra pregusteremo il paradiso. C'è una cosa splendente quando riceviamo l'Eucristia. Diventiamo simili a Gesù. Diventiamo Lui. Interessante, no? Per esempio... Quando io mangio il pollo, non è che io divento un pollo, è vero? Ma quando mangio Gesù, divento come Gesù. E questo era chiave di, riconosce, di riconoscere in Carlo, lui che diceva Gesù è realmente presente nel mondo, era così zelante. Nel far conoscere agli altri l'importanza dell'Eucaristia per crescere in questa intimità con Gesù, come sappiamo bene, dedicò le sue capacità informatiche alla condivisione dell'Eucaristia. Con il sito sull'Eucaristia, sui miracoli che è andato in tutto il mondo, stavo Leggendo proprio in questi giorni in California, a Hollywood, stanno facendo un nuovo film basato sui miracoli eucaristiche del beato Carlo Acutis. Immagina, questo giovane ragazzo che adesso a Hollywood un film sull'eucaristia. Ecco la prima pratica per noi questa Quaresima ricevere Gesù frequentemente nell'Eucaristia. Ricevendo Gesù nell'Eucaristia ci viene conferita la sua vita, la sua vita che è risorto, viva dentro di noi. E come Gesù è passato per la sofferenza, per le persecuzioni, per le difficoltà, per la croce, per la morte, questo spirito divina dentro di lui che ha vinto la morte, grazie al Padre, anche questo spirito è dato a noi ogni volta che mangiamo l'Eucharistia in modo degno, così andare alla Messa. Ogni giorno si è possibile seguire la messa in televisione con la comunione spirituale facendo in quel momento una preghiera dentro di noi che ricevo Gesù degnamente, così cresce in noi questa vita divina. Ecco il primo passo, questa Quaresima. Il primo passo nella strada verso la santità è e l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Passiamo alla seconda pratica di questa roadmap che Carlo ci lascia: l'adorazione Eucaristica. Il rapporto di Carlo con Gesù nella Messa era approfondito nell'adorazione eucaristica, poco prima e dopo la Messa e per periodi più lunghi quando poteva. Carlo diceva questo, stando davanti al Cristo eucaristico diventiamo santi. Tra tutti i santi a cui era legato, Carlo fu attratta, attratto soprattutto da San Francesco di Assisi e al suo attaccamento alla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, la cui preghiera di adorazione eucaristica risuona in ogni angolo del mondo. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero. San Francesco di, di Assisi ha incontrato un movimento discendente dell'umiltà di Gesù. Descrive la sua meraviglia in una lettera all'intero ordine poco prima della sua morte, leggo quello che ha scritto San Francesco di Assisi. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi, il cielo esulti, quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo il figlio del Dio vero. Carlo Acutis, come San Francesco, era appassionato della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Eppure il suo punto di partenza non era un movimento discendente, ma ascendente. L'Eucaristia è la mia autostrada. Per il cielo diceva una cosa veramente bella vedendo la sua faccia in questa immagine, tutto radiante, avete visto? Lui diceva questo: Se ci mettiamo di fronte al Sole, ci abbronziamo, ma quando ci mettiamo di fronte a Gesù Cristica diventiamo santi, ecco, il secondo passo per noi questa Quaresima, un invito di sostarci in chiesa pochi minuti, forse un'ora, quello che possiamo, pregando, adorando Gesù nel santissimo sacramento. È veramente molto, molto bello, perché nell'adorazione succede una cosa bellissima, no? possiamo essere in ginocchio pregando a Gesù, ma ogni tanto, forse per tutto il tempo che stiamo lì, alziamo i nostri occhi e guardiamo a Gesù e questo è molto importante per la santità per questo quaresima, perché spesso nella vita guardiamo alla terra, guardiamo giù. Spesso siamo tristi, vediamo soltanto quello che sta davanti a noi, ma quando alziamo gli occhi vediamo che esiste un universo, una realtà molto più grande dal piccolo mondo in quale io mi trovo in quel momento. Così è importantissimo, carissimi, di alzare gli occhi e andando all'adorazione eucaristica, questo ci aiuta moltissimo. Leggo quello che dice il nostro beato Carlo Acutis. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso. Verso alto basta un semplice movimento degli occhi. Ecco, primo passo, la Santa Messa. Secondo passo in questa strada, l'adorazione eucaristica. Terzo passo, una guida spirituale e la confessione frequente. Per me è davvero straordinario che Carlo, questo giovane, abbia cercato un padre spirituale da ragazzo. Amava la campagna, amava tanto la sua vita, ma qui vediamo la sua costanza verso la santità. Cercava un direttore spirituale. Proprio uno che ha consigliato sua madre, il padre Ilio Carai, che si trovava a Bologna. E certamente Bologna non è vicino a Milano o ad Assisi, ma ogni mese Carlo andava a visitarlo, a parlare con lui. Bello, no? Perché per noi non è mai troppo tardi. Di scegliere un padre spirituale che ci guida a fare la volontà di Dio. Dice questo no, San Faustina Kowalska della Divina Misericordia. Se avessi avuto fin dall'inizio un direttore spirituale, non avrei sprecato tante grazie del Signore. Ecco, e che cos'è il punto? Qual è il punto della direzione spirituale? Di cercare di fare la volontà di Dio. Diceva il nostro beato Carlo Acutis, e cito: Solo chi fa la volontà di Dio sarà veramente libero. Il suo padre spirituale racconta come Carlo lo abbia visitato con costanza. E questo è importante per noi durante il Quaresima, perché abbiamo 40 giorni, sembra un tempo lungo, ma l'importante è di perseverare in questo tempo. In questa strada, anche ci sbagliamo, ci falliamo in questa strada, bisogna bisogno Rialzarsi, no? Questo è un santo per me, uno che sa rialzarsi tante volte durante la vita con gli occhi alzati verso Gesù e di rimetterci di nuovo sulla strada giusta, la perseveranza. E questa direzione spirituale è anche molto legata alla confessione alla confessione. La direzione spirituale non è la confessione per sé, sono due cose diverse, ma se vogliamo fare la volontà di Dio bisogna anche guardare i nostri peccati che sono ostacoli, che impediscono fare la volontà di Dio. Infatti il beato Carlo Acutis diceva questo, l'unica cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato. Bisogna operare questo esodo dal peccato con fermezza. Questa è la Quaresima, no? Un esodo da noi stessi verso Dio, verso Gesù. E così ci consiglia Carlo Acutis e leggo quello che lui diceva, se riesci confessati tutte le settimane anche i peccati veniali. Gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo, diceva Carlo, e non si preoccupano della bellezza della propria anima. Per Carlo, come ha fatto letteralmente San Francesco, la santità significa spogliarsi davanti la misericordia divina. La santità, dice Carlo, non è un processo di aggiunta, ma di sottrazione, meno io per lasciare spazio a Dio. Stiamo seguendo questi cinque passi del Beato Carlo Acutis verso la santità. Primo passo la Santa Messa. Secondo passo l'adorazione Eucaristica. Terzo passo un direttore spirituale e la confessione. Il quarto passo la, devo la devozione alla Vergine Maria e ai Santi. La Madonna. È l'unica donna della mia vita, diceva Carlo. Non manco mai di rispettare l'appuntamento più galante della giornata, la recita del Santo Rosario. Per lui il Rosario è la scala più corta per salire in cielo. La Vergine Maria pilastro nella vita spirituale insieme ai santi. Carlo, come abbiamo detto già, era molto attratto di San Francesco di Assisi, ma anche amava tanti altri santi, San Antonio, San Giovanni il Beato, l'amato discepolo di Gesù, il San Giovanni Bosco, Padre Pio. Uh, San Bernadetta è molto bello no? perché la Madonna e i santi hanno camminato al fianco di Carlo. Sono convinto di questo. I santi sono i nostri compagni nella via verso la santità, elevando le nostre capacità personali con Gesù, per Gesù. In Gesù. Carlo dice una cosa bellissima. Dio ha scritto per ognuno di noi una storia unica e irrepetibile, ma ci ha lasciato la libertà di scriverne la fine. Primo passo, questa quaresima Santa Messa. Secondo passo, l'adorazione Eucaristica. Terzo passo, direzione spirituale e la confessione. Quarto passo, la Vergine Maria, il Rosario, i santi. E quinto passo, molto importante in questo Quaresima, la carità. Una vita sarà veramente bella, dice il nostro beato Carlo, solo se si arriverà ad amare Dio sopra ogni cosa il nostro prossimo come noi stessi. Tutto passa, dice Carlo, ciò che veramente ci renderà belli agli occhi di Dio sarà solo il modo in cui lo avremo amato e come avremo amato i nostri fratelli. E Carlo amava, faceva gli atti proprio nascoste aiutandolo a dare i pasti ai poveri, dando proprio, scegliendo di non avere un altro paio di scarpe per dare un paio di scarpe alle persone senza tetto. Infatti al, fu al suo funerale la chiesa era piena di persone irriconoscibili, erano gli ultimi della terra al quale lui ha fatto la carità. All'inizio di Quaresima, l'imposizione delle cenere ci ricorda la nostra fragilità e la nostra fine: tu sei polvere, e in polvere tornerai. Ecco il cammino di Quaresima del nostro Beato Carlo Acutis in cinque pratiche semplici e costanti, fattibile per tutti noi la recezione frequente dell'Eucaristia, l'adorazione eucaristica, la guida di un padre spirituale, la confessione, la devozione alla Vergine Maria e ai Santi il Rosario e gli atti di carità, piccoli o grandi che siano. Come diceva il nostro beato, non io, ma Dio, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.